E noi rimaniamo in Val di Sieve, ma apriamo la nostra pagina sportiva perché negli scorsi giorni al palazzetto dello sport Ernesto Balducci di Pontassieve si è svolta la manifestazione pugilistica, in cui più di 300 persone, pensate, hanno assistito agli incontri che hanno visto protagonista la boxe Val di Sieve. Vediamo quindi come sono andati gli incontri insieme a Massimiliano Martinelli, che era lì sul posto per noi. No, bella emozione, tanta gente ti conosce, è stato bello emozionante. Grande successo nei giorni scorsi per la manifestazione pugilistica tenutasi presso il palazzetto Ernesto Balducci di Pontassieve. Infatti quasi 300 persone sono accorse per assistere agli incontri che vedevano protagonisti gli atleti di casa della boxe Val di Sieve. Ha incrociato i guantoni il medio massimo Cristian Buti, vittorioso alla fine di un match entusiasmante che ha concluso la bella serata di sport. Bella affermazione anche per il super welter Alberto Spagnoli, ormai conosciuto dagli appassionati. Niente, mi sono allenato molto per questa riunione pugilato e insomma ho vinto l'incontro, insomma è andato, sono andato bene, mi sono fatto un po' male al dito, insomma è andata bene. Da segnalare l'esordio amaro per il fratello Giulio Spagnoli, che ha dovuto incassare un pesante KO proprio nel match del debutto, che lo vedeva opposto al forte pugile fiorentino Simone Poggesi. Ascoltiamo le impressioni dei protagonisti della serata. Ragazzo giovane, però roccioso, è stato duro davvero. Sì, innanzitutto voglio fare complimenti a Cristian per la splendida vittoria. Un grande combattente che rappresenta al meglio lo spirito della nostra società, ma anche lo spirito del nostro sport. Una serata meravigliosa, un'ottima cornice di pubblico che come sempre ha risposto nella nostra Pontassieve e ancora una volta ha vinto il pugilato. Siamo molto contenti. Ai punti.